che Mosca mantenga questa scadenza. Ormai esporre le bollette in vetrina è la protesta silenziosa che sempre più piccoli imprenditori stanno attuando. Costi triplicati. Questo albergo di Verona pagava bollette dell'energia intorno ai 20.000 euro. Quella di luglio è di 60.000 e la possibilità di rateizzare il pagamento è una magra consolazione. Noi non abbiamo mai chiuso neanche durante il periodo Covid, quindi non ci basiamo solo sui numeri, però effettivamente un'azienda non sta in piedi se i costi diventano più alti degli introiti. A Rimini alcuni albergatori pensano ad altre possibili soluzioni, come mettere a pagamento l'aria condizionata, ma non c'è categoria produttiva che non lanci l'allarme. Se gli albergatori piangono, i ristoratori non ridono. Le persone che vengono, i consumatori, hanno lo stesso problema nostro, ovviamente non possiamo neanche permetterci di aumentare noi e rincarare i prezzi dei piatti, dei calici di vino. Una catena che inevitabilmente finisce per coinvolgere la vendita al dettaglio e il cliente finale. O qualsiasi prodotto piccolo che una produzione viene fatta, non si riesce a ribaltare i costi così elevati, dovremmo rivendere al doppio, per cui il primo effetto potrà essere che molti smetteranno di fare delle produzioni. Le risposte devono arrivare rapidamente perché le scadenze ci sono, onde scongiurare ovviamente uno sciopero fiscale. Per le imprese che consumano di più, il tessile o la ceramica, il rischio di andare in perdita è serio e a Padova hanno pensato di rivolgersi al santo patrono. Il 10% di imprese rischiano di fermarsi già a settembre e altre 2.500 rischiano la chiusura nel 2023. Per questo lunedì mattina portiamo un cero a Sant'Antonio da Padova e laicamente rappresentare una vita al lume di candela.